Sono dottoressa Eva Pola di che di Terme, cittadina italiana. Denuncio pubblicamente l'avvocato Chiara Guazzelli, giudice di pace di Pistoia, domiciliata in via del Villone 27 in Pistoia, presso gli uffici giudiziari, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, favoreggiamento, interruzione di un servizio pubblico, falso materiale e ideologico in atti giudiziari, rifiuto del proprio ufficio, omissione in atti d'ufficio, abuso in atti d'ufficio. Corruzione in atti giudiziari, mobbing, stalking, appropriazione di funzioni non spettantele, odio, discriminazione razziale, calunnia, diffamazione, istigazione a delinquere e provocazione. Devono essere eh, chiamati in causa anche gli altri responsabili. L'avvocato Guazzelli deve essere arrestata nella giornata odierna eh, nell'udienza che sarà tenuta alle ore 13 perché sarà colta in flagranza ai sensi per gli effetti dell'articolo 380 codice procedura penale. Eh, le prove dei reati eh, documentali saranno con me e in parte sono anche qui rappresentati. L'avvocato Guazzelli ha prostituito il suo ufficio per compiacere ai suoi, tra virgolette, superiori e ad un sodalizio criminale creato da 43 magistrati, i quali hanno messo la loro funzione al servizio degli interessi del commercialista giudice tributario di Pistoia, Massimo Morini, imputato nel procedimento penale aggiustato RC 1370. 76-01 della Procura della Repubblica di Pistoia. Al sodalizio criminale si sono associati i suoi assistenti legali, avvocato Daniele Vecchi e Paola Citi del Foro di Pistoia. I due legali hanno dato il loro contributo al sodalizio nel non contestare le questioni di improcedibilità degli atti a causa delle quali non poteva essere processato il Morini, ma in tal caso ci andavano in mezzo i magistrati che hanno consumato i reati nella loro funzione pubblica. Quindi il processo teatro continuava fino alla Cassazione e ha visto assolto il Morini con la formula piena dal reato di truffa. I due legali conoscitori delle leggi hanno ingannato i giudici che volevano essere proprio ingannati con delle carte false, con testimoni falsi pilotati. I magistrati avevano in mano la uh, uh, controprova delle loro falsità, ma erano ciechi, sordi e muti. Non ho tollerato i torti subiti e ho chiamato pubblicamente i due avvocati delinquenti, subdoli, melliflui, collusi con i magistrati, nominativamente indicati perché ogni Querela presentata nei ehm, confronti del sodalizio è stata imboscata nel porto delle Nebbie a Genova. Sono processata io eh, dall'avvocato Guazzelli per il reato di eh, diffamazione nel procedimento RG 843-08, eh, la cui udienza sarà eh, tenuta alle ore 13. I magistrati elencati nei cartelli non sono stati ritenuti parti offese eh, né dal querelante avvocato Vecchi né dal giudice di pace e nemmeno loro si sono offesi per poter processarmi in Pistoia, altrimenti si sarebbero emerse le loro porcherie. Non si è offesa nemmeno l'avvocata Citi, però sì che si è costituito eh, il Morini parte civile dopo avermi truffato una cifra molto ingente illegittimata dai poteri forti per mesi la guazzelli ha manipolato la mia domanda al gratuito patrocinio per impedirmi di avvalermi di un difensore di fiducia quindi mi tocca tenere quelli da lei nominati e a lei assoggettati che rifiutano ogni attività difensiva ovviamente anche perché sono colleghi della controparte e assoggettati ai magistrati del sodalizio ai quali devono compiacere se vogliono lavorare, la Guazzelli mi ha dato comunicazione sulla prima udienza, cioè quella di smistamento. E c'è da tenere presente questo atto perché successivamente lei stessa l'ha negata. Il processo si svolge in piena violazione di ogni eh, mio diritto di legge, non mi vengono comunicate nemmeno le eh, le date dell'udienza. Quella di oggi ho saputo solo casualmente. C'è da aggiungere che il procuratore della Repubblica, dottor Enzo Dell'Anno, si è astenuto da oltre 20 procedimenti nei quali io sono parte offesa, ma ovviamente non si astiene dai procedimenti che mi vede ehm, imputata, anche perché ho eh, presentato reiterate querele ai suoi confronti che sono state tutte imboscate dalla Procura della Repubblica di Genova. Eh, Nell'udienza di smistamento, l'avvocato Guazzelli eh, mi ha rigettato ogni richiesta, ha violato ogni mio diritto di legge. Ed era lei a um, dettare ogni parola del verbale secondo i suoi comodi, e ovviamente ha anche um, eh, fatto verbalizzare il falso e ha omesso di verbalizzare le mie dichiarazioni. Ho intimato il PM presente di far rispettare le regole, ma non ha um, adempiuto, quindi, durante l'udienza. Ho presentato ricorso di ricusazione al giudice, chiedendo di mettere a verbale la motivazione che lei categoricamente l'ha rifiutato. Il giudice non ha interrotto l'udienza, ma ha continuato come se nulla fosse successo. Ha rigettato tutte le mie eccezioni, tutte le richieste, non ha provveduto per la lista dei testimoni, ma ha colto tutte le richieste avanzate dalla parte offesa e dal pubblico ministero. Le mie prove erano dichiarate eh, superflue, irrilevanti, quindi io non ho alcun diritto di difesa in questo procedimento. Ha accolto la Costituzione parte civile del Morini, eh, la quale non aveva i requisiti minimi di legge, non conteneva i dati anagrafici e nemmeno motivazione della Costituzione. Dopo l'udienza l'avvocato Guazzelli mi ha denunciata ai Carabinieri che io mi ero presentata All'udienza, dove non potevo presenziarmi perché non sarei stata intimata, che contraddice proprio quell'atto che prima ho fatto vedere. Per di più, ha aggiunto che io ho risposto con arroganza, senza rispetto eh, alle domande. Ma a me nessuna domanda è stata eh, posta perché era un'udienza di smistamento. Infatti, ha verbalizzato che ha chiesto all'allontanamento eh, dell'udienza, che non è assolutamente vero perché non è stato neanche verbalizzato a metà udienza si sono intervenuti i carabinieri e anche questo non è fatto verbalizzato perché loro volevano interrompere la causa dove si trattava della mia sorte nella quale io non avrei potuto presenziarmi la loro richiesta è stata verbalizzata solo successivamente All'udienza successiva dell'11 marzo 2010 io mi sono presentata per esercitare i miei diritti di difesa, ma era ordinata la presenza di tante di quelle pattuglie delle varie forze dell'ordine pubblico che mi hanno fatto presumere che io sarò portato via per applicazione di un TSO perché un mese prima il procuratore della Repubblica di Pistoia ha già fallito in un. Tentativo del genere e io mi ricordavo la morte di un ragazzo romeno avvenuto pochi mesi fa nella caserma dei carabinieri di Montecatini Terme a seguito di un TSO. Quindi preferivo rinunciare ai miei diritti di difesa e anche perché erano presenti i carabinieri che non una volta, i poliziotti, che non una volta hanno già adottato un comportamento violento eh, nei miei confronti. Le udienze successive non mi sono state mai comunicate. E in quest'udienza, nonostante che io abbia presentato richiesta di rimissione del processo ad una sede imparziale, eh, l'udienza è stata celebrata. Eh, sono stati escussi eh, la parte offesa i suoi i testimoni senza il contraddittorio. Le udienze successive non mi sono state mai notificate, e il giudice, in tale udienza, ha dichiarato che io sarei incapace di intendere. Di volere e ha ordinato una visita psichiatrica coatta per stabilire la percentuale della mia incapacità di intendere e volere della eh, mia pericolosità sociale, che ritengo che questo fosse un fatto gravissimo perché per primo lei non è un medico a stabilire a priori, perciò io per tutti questi fatti, per queste violazioni macroscopiche, insisto che sia proceduto nei suoi confronti e nei di tutti i responsabili saranno inoltrati gli atti anche via e-mail dal mio indirizzo di posta elettronica, con la riserva di ogni diritto di legge e richiesta di essere avvisata in caso di archiviazione e proroga del termine delle indagini preliminari. Eva Pollac Montecatini Terme.